grattacieli costruiti dalla giunta Moratti, degli enormi piloni babelici che sfidano l'altezza di Dio, completamente cavi e vuoti, deserti, che hanno arricchito solo chi li ha costruiti. Sono il simbolo di un potere che fa sentire me, uomo di provincia, un lilliputiano, e loro, chi siede nel Pirellone, la sede del potere milanese, dei Gulliver riguardo al potere che hanno a disposizione e dei lilliputiani sul piano morale. Giornata di vento, le nuvole creano sculture nel cielo, molto più interessanti e frastagliate di queste pseudo sculture di arte contemporanea, fatte dall'ultimo scultore di grido del suo commercialista, quando vede le tasse che deve pagare. Fontane, fontane, fontane basse, l'acqua, elemento primario del pianeta, tenuto fisicamente a terra, sottoterra, quasi si volesse dare un significato filosofico, come a dire, non conti nulla rispetto alla zecca, rispetto al denaro e rispetto al cemento. Qui, in questo ambiente, mi accingo a scrivere il racconto della giornata di oggi, mentre una telecamera mi sta monitorando e io monitoro